tutto pronto per la 46esima edizione del torneo dei Rioni di Oria. La settimana dedicata a Federico II, infatti, avrà il suo clou dal 10 al 12 agosto, quando la città federiciana rivivrà le emozioni dell'investitura del cavaliere, del campo medievale, del corteo storico e del torneo dei Rioni. Grandi numeri per una manifestazione che è cresciuta di anno in anno. 46esima edizione, 800 figuranti. 46 edizione, più di 800 figuranti. Io direi quasi un'intera città coinvolta in questo momento, in questa grande esperienza, altrimenti non si potrebbe spiegare diversamente. Le nostre risorse sono molto limitate, meglio limitate per quello che riusciamo a produrre. Come riusciamo a sopperire a questa mancanza di grandi fondi? Attraverso proprio l'esperienza del volontariato di una città totalmente coinvolta, e quindi partiamo da 46 anni, probabilmente molte generazioni sono vissute, nate, hanno assaporato questi momenti e ora fanno parte integrante di questa grande esperienza. Quindi è la città che realizza il torneo dei Rioni, non un gruppo di operatori. Ecco come spieghiamo questo momento. L'invito è a partecipare l'11 e 12 agosto a questi due momenti diciamo fondamentali, quindi il corteo storico, dove presenteremo la corte dell'imperatore alla città, e il giorno dopo il torneo dei Rioni, la giostra medievale, dove i Rioni hanno lavorato un anno, hanno preparato i loro atleti, i loro figuranti, i loro contradaglioli, dove c'è tutto un fermento vero, autentico, nelle migliori tradizioni delle città storiche, si contenderanno il palio. Sono uno spettacolo emozionante, si potrà rivivere veramente l'atmosfera delle corti di Federico II e del Medioevo. Questo è l'invito che noi vogliamo fare, e l'invito a venire a partecipare e essere presenti in Oria in quei giorni. L'imperatore Federico II quest'anno sarà interpretato dal celebre attore Alex Belli, mentre i panni di Isabella di Brienne saranno vestiti dall'attrice salentina Eleonora Sergio. Il palio per questa edizione è stato donato dalla città di Melfi in provincia di Potenza, altro luogo prediletto da Federico II, in uno scambio continuo con le altre realtà nel segno di Federico II. 46 anni fa hanno avuto una bella idea, quella di organizzare questa manifestazione che si rifà all'epopea medievale. Oria è una città che ha delle tantissime testimonianze reali rispetto a quell'epoca che noi facciamo rivivere, e soprattutto per dare emozioni ai tanti turisti che vengono nella nostra città, vogliamo far rivivere attraverso questo torneo dei Rioni, che siamo appunto alla 46esima edizione. Una edizione che, come tutte le altre, ci fa registrare grande entusiasmo, grande impegno, l'orgoglio della città di presentare un evento così straordinario e eccezionale, ormai conosciuto in tutta Italia, non solo in Italia ma anche all'estero, e che è diventato il motore vero per lo sviluppo, per la promozione non soltanto di Oria ma del territorio salentino, e direi anche regionale, di tutta la regione Puglia. Quest'anno siamo ancora più orgogliosi per il fatto di ripresentare questo momento di grande spettacolo, ma anche perché Oria ha avuto recentissimamente due riconoscimenti importanti, che anche il prodotto di un lavoro fatto negli anni passati, che è quello di città d'eccellenza dell'entroterra brindisino attraverso il riconoscimento della bandiera arancione, e quello di città d'arte, che è un altro riconoscimento al quale noi aspiravamo e che aspettavamo da tanto tempo, se non altro per dare onore al grande patrimonio culturale, monumentale, storico.